Buonasera a tutti. Ci siamo? Mm? Ok, possiamo cominciare con questa ulteriore sessione. Uh, invito Netti Domenico, che discuterà una tesi in patologia vegetale, relatore la professoressa Pollastro contro relatore alla professoressa Mimicoli Sangerini con una tesi che devi aprire, fai, dal titolo Vai avanti tu. Ringrazio la commissione per la parola concessa e discuto una tesi di laurea magistrale in patologia vegetale dal titolo Droplet Digital PCR versus Real Time QPCR for uh, Quantification for detection and quantification of monilinea frutticola and monilinea laxa. Il marciume bruno è causato principalmente da quattro specie del genere monilinea e provoca danni sia in campo che in posta su drupace e pomace. Uh, la ripresa vegetativa causa vizzimenti fiorali e uh, cancri rameale. Successivamente può causare il marciume dei frutti sia uh, in preraccolta che in postraccolta. I frutti infetti in campo possono andare in conto a mummificazione e eh, fungere di inoculo per l'annata successiva. Monilina polistroma è stata rinvenuta eh, monilina e monilina laxa sono presenti da tempi in Europa e sono eh, gli agenti cosoi del marciume bruno. Monilina polistroma invece è stata introdotta più recentemente ma non è attualmente inserita nella lista dei patogeni da quarantena. Differentemente Mondiana Fructicola è stata rinvenuta per la prima volta nell'area mediterranea nel 2001 in Francia ed è inserita nella lista 2 dell'Epo. Successivamente è stata rinvenuta in numerosi paesi europei e è, uh, è stata rinvenuta per la prima volta in Italia nel 2009 in Piemonte, poi successivamente in Emilia-Romagna e anche nel Meridione. Attività di monitoraggio svolte in Emilia-Romagna e in Puglia hanno messo in evidenza che. L'introduzione di Monilinia frutticola ha causato uh, variazioni nelle dinamiche di popolazione preesistente. Uh, pre L'identificazione classica basata sulle caratteristiche morfologiche risulta complicata, in quanto molto spesso le colonie sono fra di loro difficilmente differenziabili. Uh, pertanto, sta sono state sviluppate tecniche diagnostiche molecolari basate sulla PCR. Una tecnica eh, che è stata sviluppata intorno agli anni 90 è la realtà in PCR, la quale consente di quantificare il patogeno di nostro interesse grazie all'utilizzo di sonde marcate eh, con fluorofori. Rispetto alla classica PCR, oltre ad essere quantitativa, non richiede elettroforesi su gel, risulta essere più sensibile e eh, consente di identificare e quantificare allo stesso tempo nella stessa reazione più patogeni grazie all'utilizzo di sonde marcate con fluorofori differenti. Più recentemente è stata sviluppata la Digital PCR, la quale consente una quantificazione e identificazione assoluta dei nostri patogeni. Nella droplet, nella droplet Digital PCR, il nostro campione viene preliminarmente partizionato in circa 20.000 droplets, le quali vengono poi successivamente sottoposte a uh, amplificazione e infine avviene la lettura. Nel corso della lettura, vi saranno uh, delle droplets che emetteranno fluorescenza e sono costituite da quelle che conterranno al loro interno il target di nostro interesse e andranno a costituire gli eventi positivi. Differentemente, quelle droplets che non emetteranno fluorescenza andranno a costituire gli eventi negativi. In seguito, grazie alla legge di Poisson, sarà possibile effettuare una quantificazione assoluta. Rispetto alla, alla real-time PCR. La digital consente una quantificazione assoluta, risulta essere più sensibile e non richiede la curva standard che è necessaria in real time. Questo lavoro di tesi ha avuto come obiettivo quello di sviluppare un protocollo di multiplex digital PCR per l'identificazione e la quantificazione di monilinia frutticola e monilinia laxa su campioni vegetali. Inoltre è stata comparata la sensibilità e la specificità delle due tecniche. E infine è stata valutata in vito l'interazione e la competizione fra monilina frutticola e monilina laxa, coinoculate su frutti di pesca e albicocco. L'ottimizzazione delle condizioni di amplificazione in Multiplex Digital PCR ha avuto come obiettivo quella di migliorare la separazione fra gli eventi positivi e gli eventi negativi, in quanto una migliore separazione garantisce una più accurata quantificazione. Pertanto sono state svolte numerose prove volte a ottimizzare uh, tutti quei parametri che potevano influenzare la separazione. I primeri delle sonde uh, utilizzate erano già stati disegnati in passato, erano utilizzati in real time e eh, uh, erano stati già testati per la loro specificità. La sonda relativa a monilina frutticola era marcata con il foroforo FAM, invece quella relativa a monilina laxa era marcata con il foroforo X. Pertanto sono state provate differenti concentrazioni di primer e di sonde. La concentrazione di 500 e 250 nanomolare rispettivamente per primer e sonde ha dato i migliori risultati sia in termini di separazione che di quantificazione. Successivamente è stata testata l'influenza della temperatura di annealing sulla separazione e sulla quantificazione. Sono state testate temperature da 62 a 56 gradi. E si è visto che al decrescere della temperatura vi è una migliore separazione fra eventi positivi ed eventi negativi. Sebbene la temperatura di 56C garantisse una migliore separazione, è stata scelta la temperatura di 58C, in quanto bisogna ricordare che il nostro obiettivo era quello di comparare la digital con la real-time, in cui utilizziamo la temperatura di 64C. Successivamente è stata testata l'influenza del numero di cicli sulla separazione e sulla quantificazione. Sono stati testati 40 e 50 cicli ed è stato scelto quest'ultimo in quanto garantiva una migliore separazione, in particolare per quanto riguarda la sonda marcata con il foroforo X, eh, poiché eh, nel, ha mostrato maggiori difficoltà a separarsi rispetto all'altra sonda. Infine, è stata valutata la sensibilità della tecnica, la quale è risultata circa 100 volte maggiore rispetto alla real time presentando un limite di detection per quanto riguarda monilinea frutticola pari a 0,5 picogrammi e pari a 0,1 picogrammi per monilinea laxa. Differentemente la real time presentava un limite di detection pari a 10 picogrammi sia per monilinea frutticola che per monilinea laxa quando andiamo a quantificare il DNA estratto da coltura pura. Poi gli stessi, eh, gli stessi primer e sonde sono stati utilizzati in presenza de, di acidi nucleici del frutto, presentando un limite di detection pari a 50 picogrammi. Pertanto è stato possibile utilizzare gli stessi set di sonde e primer anche in presenza di acidi nucleici del frutto, consentendo di discriminare le due, eh, le due specie fra di loro. Infine sono state ottenute eh, le curve standard per andare a quantificare i due patogeni in campioni vegetali. Successivamente è, stata il in di, è stato valutato in vito il comportamento di molline frutticole e molline laxa coinoculati inoculati su frutti di pesca al bicocco. I frutti derivanti da frutteti condotti in regime di agricoltura biologica sono stati raccolti in uno stadio ottimale di maturazione e sono stati successivamente decontaminati mediante immersione in una soluzione di iplocorito di sodio al 2%. I frutti così decontaminati sono stati feriti con un ago sterile. In corrispondenza delle ferite sono state depositate delle gocce contenenti una sospensione cunidica costituita da cunidi di monigna frutticola e monigna laxa in differenti rapporti, così come indicato in tabella. I frutti così, eh, frutti così inoculati sono stati incubati alla temperatura di 25C in camera umida. Successivamente sono stati effettuati dei rilievi a 24, 48 e 72 ore dopo l'inoculazione andando a misurare quello che era il diametro della lesione e andando a prelevare dei tasselli che sono stati, um, da cui sono stati estratti gli acidi nucleici totali. Una volta estratti questi acidi nucleici sono stati saggiati in digital e in real time e si è visto che in generale i rapporti inoculati sono stati rispettati con il passare del tempo, uh, a differenza del PESCO a 72 ore in cui vi è un prevalere di monilinea laxa rispetto a monilinea frutticola, anche nel caso in cui questi erano stati inoculati con uh, sospensioni contenenti il 90% o il 50% di cunidi di monilinea frutticola. In generale, i valori ottenuti dalle due tecniche sono fra di loro altamente correlati. Uh, ma uh, in uh, real time vi è una sovrastima di monilinea frutticola e pertanto una sottostima di monilinea laxa. In conclusione, è stato messo a punto e validato un protocollo di multiplex digital PCR per l'identificazione e la quantificazione di monilinea frutticola e monilinea laxa. Questa tecnica presenta una maggiore sensibilità rispetto alla real time e si presta ad essere utilizzata in futuri uh, programmi di monitoraggio. Infine attraverso le prove di coinoculazione è emerso che monolinea frutticole e monolinea laxa potrebbero condividere la stessa nicchia ecologica. E ho concluso, nel caso vi fossero domande da parte della Commissione, sono disponibile alla risposta. Ha fatto tutto lui. <ride> Fatti una domanda e date una risposta. C'è qualche domanda? Grazie della tua presentazione, Grazie. ti puoi accomodare. Allora, adesso invito Giuseppe Mazzilli, fai, fai. aspetto un attimo. Che discute una tesi in patologia vegetale, relatore il professor Ippolito, un altro relatore il professor Faretra. Dal titolo Controllo della muffa grigia dell'uva da tavola in pre e in post raccolta con prodotti a basso impatto ambientale. A te la parola. Buonasera a tutti, ringrazio il Presidente della Commissione per la parola conferitami. Uno degli agenti patogeni più importanti dell'uva da tavola è Botritis cineria, una specie appartenente alla famiglia delle sclerotiniacee, in grado di determinare un rapido deterioramento del grappolo anche a temperature di rifrigerazione. Per tale motivo, botritis cinerea risulta un patogeno chiave non solo in campo, ma anche nel post-raccolta. Il, il, il sintomo tipico di botritis cinerea è un'efflorescenza di color grigiastro che è il frutto delle sporificazioni del fungo. In realtà questo è il tipico sintomo che si riscontra in campo, ma nel post raccolta i sintomi sono ben diversi. Infatti eh, molto spesso quando in cella frigorifera si hanno attacchi da parte di Botrytis la, mh, si notano delle piccole macule di color marrone che se sottoposte a una frizione si ha mh, conseguentemente un fenomeno che in inglese è chiamato slip skin, cioè quel fenomeno per il quale se per esempio si va a grattare con l'unghia delle dita si ha il distacco della buccia da parte della bacca. Tuttavia nel momento in cui le umidità sono molto elevate si, possono anche formare delle, si può formare una muffa che non ha la tipica colorazione della muffa grigia ma ha una colorazione bianca. In realtà però nel momento in cui il grappolo sarà portato a temperatura ambiente in presenza di luce si avrà un viraggio di colore verso quella che è la, la colorazione tipica della muffa grigia ovvero una colorazione grigiastra. Quando parliamo di muffa grigia parliamo di uno dei masciumi più importanti del post-raccolta, però non è da meno il masciume acido, una malattia che è il frutto di un complesso di microrganismi non tutti strettamente fitopatogeni, associati a batteri e a lieviti. La sintomatologia del marciume acido si concretizza in due fasi. In una prima fase le bacche tendono ad assumere una colorazione marrone di intensità abbastanza variabile. In una seconda fase le bacche tendono a disidratarsi per la presenza di microlesioni e a gemere del liquido che, cadendo sulle bacche sottostanti, conferirà al grappolo una tipica lucentezza. e Il tutto sarà accompagnato da un forte odore di acido acetico e dalla presenza di moscerini della frutta appartenente al genere dorosofila. Infine. È importante ricordare anche i marciumi secondari determinati da funghi opportunisti come Aspergillus, penicillium, Rizopos e ce ne abbiamo anche altri come Alternaria e Mucor. In realtà i marciumi secondari non sono il frutto di perdite produttive importanti, però è importante ricordarli in quanto negli ultimi anni è stata associata la presenza di micotossine a comunque alcune specie di questi agenti di marciumi secondari, come per esempio Aspergillus carbonario, Aspergillus Niger responsabili dell'abduzione di ocratossina. A, Penicillium, come Penicillium expansum, responsabile della produzione di patulina. Arrivati a questo punto, quindi qual è stato l'obiettivo di questa tesi? È stato quello di valutare l'efficacia di un formulato commerciale a base di estratto di alghe rosse, ovvero il red block, e di un idrolizzato proteico di semi di lupino per il contenimento dei marciumi. Al fine di valutare questa efficacia, Nell'annata 2019 è stata impostata e condotta una prova in un vigneto di uva da tavola varietà Italia in cui sono stati previsti i seguenti trattamenti rispettivamente in fase di prechiusura del grappolo, in fase di invaiatura e in prossimità della raccolta. I trattamenti previsti sono basati su un trattamento a base di redblock, un trattamento a base di redblock in miscela col prodotto idrolizzato e un trattamento a base di acqua, anche un trattamento chimico per il quale c'è da specificare che in fase di pre prechiusura del grappolo è stata utilizzata una miscela. Scela di C. protein e fludioxonel. In fase invece eh, di invaiatura in prossimità della raccolta, la fenexamide. La prova sperimentale ha previsto in primis il monitoraggio dei marciumi in campo, monitoraggi che sono stati effettuati in tre rilievi, 13 giorni prima della raccolta, 16 giorni dopo la raccolta e 12 giorni dopo. In realtà per questi ultimi due rilievi c'è da specificare che i rilievi sono stati effettuati sull'uva sempre in campo dopo la raccolta dei grappoli destinati alla frigoconservazione. Come vediamo, dai dati ottenuti, il trattamento più efficace è risultato quello a base di redblock, che ha ridotto significativamente i marciumi rispetto sia al testimone non trattato sia al testimone chimico, in tutti i rilievi effettuati. Il trattamento a base di redblock miscela con l'idrolizato proteico è risultato meno efficace, mostrando una riduzione significativa rispetto al testimone non trattato solo nell'ultimo rilievo. I marciumi sono stati monitorati anche durante la conservazione. fase in cui l'uva da tavola è stata mantenuta a temperatura di più o meno 2C per un periodo di tempo pari a 30 giorni e in fase di shelf life, fase in cui l'uva da tavola è stata posta a temperatura ambiente, quindi temperatura intorno ai 20C, a un'umidità relativa del, 95, del 90%. Anche qui i dati ottenuti mostrano un'efficacia da parte del Redblock, che ha mostrato anche qui una riduzione significativa dei marciumi rispetto al testimone non trattato in tutti i rilievi effettuati, a partire dal quindicesimo giorno di fricco conservazione fino ad arrivare al termine. Della shelf life. Il trattamento a base di Red Block idrolizzato ha mostrato invece un'efficacia uguale al Red Block solo nei primi tre rilievi, invece in fase di fine, fine frigo conservazione e fine shelf life non ha mostrato delle riduzioni significative rispetto al testimone non trattato. Il monitoraggio ha previsto anche, ehm, diciamo, si è basato anche sulla popolazione epifitica, che è stata rappresentata prevalentemente da funghi filamentosi, funghi lievitiformi, lieviti e funghi appartenenti al genere Penicillum, Aspergelus e Cladosporium. Vediamo che nella popolazione epifitica dopo il primo trattamento i funghi filamentosi eh, si, diciamo, si mantengono abbastanza bassi col trattamento a base di redblock. Per la restante parte della popolazione, eh, mi soffermerei sulla popolazione di lieviti, in cui vediamo che il trattamento a base di redblock più idrolizzato mostra un aumento significa significativo rispetto al testimone non trattato. La popolazione epifitica dopo il secondo trattamento mh, non ha mostrato un andamento abbastanza chiaro. perciò andrei direttamente alla popolazione epifitica, alla raccolta e a fine frigo-conservazione. In cui vediamo che alla raccolta la popolazione di funghi filamentosi si mantiene abbastanza bassa, specialmente col trattamento a base di reddbock. Lo stesso per la popolazione di Penicillium. Nella eh, popolazione epifitica a fine frigo-conservazione, invece, notiamo un comportamento eh, totalmente opposto, anche perché. Infatti vediamo che la popolazione di funghi filamentosi mostra un aumento della popolazione col trattamento a base di redblock rispetto al testimone non trattato, lo stesso per la popolazione di penicillium. Eh, risulta anche qui interessante vedere che la popolazione di lieviti mostra un aumento col trattamento a base di Red redblock più idrolizzato. In conclusione quindi si evince che il trattamento più efficace per il controllo dei marciumi in campo nel post raccolta è stato quello con Red redblock che ha significativamente ridotto i marciumi in tutti i rilievi rispetto sia al testimone non trattato che al, contro che al controllo chimico. Il trattamento a base di Redblock, infatti, ha portato a una riduzione del marciume botritico di circa il 52%, considerando la fine, il rilievo effettuato a fine frigo conservazione. A, a differenza invece del Redblock miscilo con l'idrolizzato proteico che ha ridotto il marciume botritico del 36%, pertanto il RedBlock funziona meglio da solo che in combinazione con l'idrolizzato proteico. I dati invece ottenuti dal monitoraggio della popolazione epif epifitica mostrano che i due trattamenti non hanno un'azione negativa nei confronti di funghi lievitiformi e lieviti, anzi sembrerebbe stimolare diciamo, questa popolazione naturalmente presente che fra l'altro ha un'azione negativa nei confronti comunque dei principali agenti, eh, dell da, agenti patogeni dell'uva da tavola tra cui ricordiamo Botrytis. Inoltre Redblock e Redblock più idrolizzato non hanno un'azione importante nei confronti di funghi filamentosi e questo l'abbiamo visto durante il monitoraggio dei dati, tuttavia abbiamo visto essere in grado di contenere i marchi. Evidentemente, in quanto scatenano quelle che sono le risposte di difesa della pianta. Eh, grazie a tutti per l'attenzione, e colgo per ricordare che il 2020 è l'anno internazionale del, sulla salute delle piante. Grazie per il tuo intervento e la tua spiegazione. Ci sono domande? Te ne fa... Una curiosità, ecco. ma questo è registrato? Ma... Su... Sì, sì, è un, un prodotto, ad prodotto ad registrato. Eh, è un prodotto registrato, se non mi sbaglio, da pochi anni, almeno due anni, che viene utilizzato su vada a tavola, ma anche albicocco, pesco. E, sì, diciamo su vada tavola, come abbiamo visto, viene utilizzato prevalentemente in quelle tre fasi, quindi in fase di chiusura del grappolo, in modo tale comunque che la pianta possa già comunque scatenare le risposte di difesa. Perché comunque sappiamo che Botrete si può infettare anche in fase di prechiusura del grappolo. Ehm, poi in fase di invaiatura e in fase di raccolta. E in, se, in prossimità della raccolta. Ehm, questa è la mia. No, ce io una domanda, sì. perché eh, non ho capito eh, che, quali erano le condizioni delle prove di campo, cioè se era coperto o non era coperto. Se, che tipo sì, di tecniche sì, per ehm... il controllo degli insetti perché c'è sempre quella relazione sì. in modo particolare per la eh, diciamo allora, la tigre sì. la, la, la zigrata certo, eh, la lobesia ecco, certo. quindi se c'era qualche cosa che durante il saggio è stato evidenziato, è venuto fuori pure no. Allora il vigneto su cui sono state effettuate le prove era un vigneto comunque basato su un'agricoltura sostenibile, quindi comunque c'era l'utilizzo di insetticidi e fungicidi. Quindi per la lobesia per esempio venivano comunque utilizzati insetticidi al fine di controllare ed evitare eventuali attacchi di botrytis. Eh, però se non mi sbaglio c'era anche l'utilizzo di puffer per eh, comunque la... Mh, per evitare comunque che ci sia l'accoppiamento dell'epidotto e quindi eventuali Vabbè. attacchi sul grappolo. Molte grazie. grazie. Prego, ti puoi accomodare. Mi invito ora Giuseppe Saponaro, il dottor Saponaro. Che discute una tesi con il relatore la professoressa De Miccoli sangerini e contro relatore la professoressa Podastro Dal titolo Caratterizzazione delle popolazioni di Botrytis cinerea eh, from experimental vining vigneti sperimentali, implicazione della gestione dei fungicidi. A te la parola. Grazie Presidente. Botrytis cineria è l'agente causale della muffa grigia su oltre 200 specie vegetali. È caratterizzato da un'elevata variabilità genetica eh, dovuta alla presenza di nuclei con un corredo genetico differente. La gestione della muffa grigia su uva da tavola prevede in ambiente mediterraneo un approccio di tipo misto: con un trattamento in prechiusura a grappolo un trattamento durante l'invaiatura e un numero variabile di trattamenti prima della raccolta qualora si presentino le condizioni climatiche che favoriscono l'insorgenza della malattia. La protezione chimica per la gestione della muffa grigia in campo prevede l'utilizzo di diversi fungicidi, di cui la maggior parte sono tutti fungicidi, la maggior parte quindi si considera d'azione specifico. Essi, in combinazione con un numero elevato di trattamenti per la gestione della muffa grigia in campo e assieme all'elevata variabilità genetica dovuta al patogeno, fanno di botritis un patogeno ad alto rischio di insorgenza di resistenze. Tra gli obiettivi della mia tesi vi è stata la valutazione in vitro della risposta di diversi isolati di botritis cineria ai fungicidi SDHI, dove i fungicidi SDHI si intendono tutti gli inibitori della succinato-dedrogenasi, un enzima responsabile nella respirazione cellulare. Vi è poi la valutazione dell'efficacia di diverse strategie di protezione basate sia sull'utilizzo di fungicidi già da tempo utilizzati per la gestione della muffa grigia in campo, sia nuovi fungicidi SDHI. Vi è poi la determinazione della frequenza di conidi resistenti in popolazioni del patogeno selezionate da diverse strategie di protezione e poi in conclusione una caratterizzazione fenotipica e genotipica di eh, isolati resistenti a fungicidi SDHI e a, fenex e a fenexamid. Inibitore della biosintesi degli steroli. La resistenza ai fungicidi SDHI è dovuta principalmente al gene SDHB della succinatoidrogenasi da mutazioni che eh, avvengono in tre codoni specifici, il 225, il 230 e il 272. Queste mutazioni che avvengono a livello del codone determinano una sostituzione amminoacidica che, Determina una risposta differente della popolazione con mutazione differente ai fungicidi SDHI. Le curve dose risposta a diverse concentrazioni dei fungicidi SDHI sono state ottenute da isolati con varianti alleriche diverse del gene SDHB. I fungicidi SDHI utilizzati sono stati flutolanin, Fluxapyroxad, isofetamid, isopirazam, oxicarbossina e pd le, tutte le varianti alleliche eh, degli SDHB sono risultate sensibili sia a flutolanin che oxicarbossina, in quanto SDHI di prima generazione che hanno come target basidiomiceti. Le prove di efficacia sono state eseguite durante l'anno 2018 e l'anno 2019 in due comuni diversi, Canosa di Puglia e Rutigliano, in collaborazione col Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura Basile Caramia. Le prove di efficacia durante l'anno 2018 sono state eseguite su Cultivar Italia, mentre nell'anno 2019 su Cultivar Red Globe, su tendoni ad uva da tavola coperti con film plastico per il ritardo della raccolta. L'efficacia. Le prove di efficacia hanno previsto la comparazione di fungicidi già da tempo utilizzati per la gestione della muffa grigia in campo come Boscalid o come Fenexamid, ma hanno previsto l'uso anche di nuovi fungicidi SDHI come l'Isofetamid. Nel 2018 l'efficacia espressa come indice di Abbott ha determinato delle differenze, eh, delle differenze statistiche sia nel programma di protezione numero 2, quindi con 7 trattamenti ripetuti con isofetamide, sia nella tesi 6, che prevede un'alternanza di fungicidi assieme al, eh, agente di biocontrollo come il bacillus subtilis. Durante l'anno 2019 invece non si possono eh, notare delle differenze significative fra i programmi di protezione in quanto le condizioni climatiche hanno determinato l'insorgenza della malattia eh, verso fine novembre, inizio dicembre. Il monitoraggio della resistenza è, ha, ha previsto la raccolta di conidi da bacche naturalmente infette. In campo, i quali conidi sono stati inoculati su appropriati substrati, in cui è stato aggiunto un singolo fungicida ad una concentrazione tale da discriminare gli isolati resistenti dagli isolati sensibili. Come si può notare dal grafico, sull'asse dell'ascisse sono indicati i numeri delle, dei programmi di protezione eseguiti sia durante l'anno 2018 che durante l'anno 2019. Si nota la, da questo grafico la particolarità degli SDHI di predisporre ad una resistenza incrociata parziale, in quanto sette trattamenti ripetuti di sofetamide, tesi 2, del 2018, ha mostrato. Una popolazione di conidi resistenti sia al Boscalid che al floopil che all'esafetamine nella stessa percentuale. Mentre la tesi numero 4 del 2018 con sette trattamenti ripetuti di Boscalid, ha mostrato soltanto una popolazione di conidi resistenti soltanto al Boscalid. Per quanto riguarda gli altri fungicidi si nota le anilopirimidine che sono, sono stati e continuano ad essere dei composti molto efficaci per la gestione della muffa grigia in campo, però ne, eh, durante il corso degli anni il lo loro utilizzo non è stato poi così corretto e infatti si nota Ancora nel 2018 e nel 2019 un'alta percentuale di conidi resistenti, mentre per i finilperoli, nel caso del oxoni, si raggiungono delle punte dell'80% di conidi resistenti, dovuto però a popolazioni moderatamente resistenti al oxoni dovuti a meccanismi di resistenza come la multidrug resistance. La caratterizzazione fenotipica e genotipica degli isolati è avvenuta su 370 isolati monoconidici raccolti durante il 2018. Una parte di essi sono stati selezionati per la resistenza isofetamide a boscarid da bacche sottoposte a sette trattamenti ripetuti, sia di isofetamide che di boscarid, mentre un'altra parte è stata selezionata per la loro resistenza a fenexamide con bacche sottoposte a sette trattamenti ripetuti di fenexamide e con bacche sottoposte solo a due trattamenti di fenexamide in una strategia di protezione integrata di riferimento. Sette trattamenti ripetuti con boscalid hanno quindi selezionato per isolati altamente resistenti al boscalid, sensibili al fluopiram, al fluxapyroxad e all'isofetamit, con mutazioni nel codone 272, 230 del gene SDHB della succinato deidrogenasi. De Mentre sette trattamenti ripetuti con isofetamid hanno selezionato per isolati altamente resistenti sia al boscalid che al flupinam che al fluxapiloxad che, al che all'isofetamid con mutazioni nel codone 225 del gene SIDHB della di dietrogenasi. Sette trattamenti con isofetamide, ripetuti con isofetamid hanno selezionato un'alta percentuale di isolati resistenti, circa l'81%, tutti con fenotipo ID3 ossia altamente resistenti a fenexamid, con mutazioni nel codone 412 del gene ERG27, gene responsabile della tetoglucarasi, mentre la strategia di protezione integrata con solo due trattamenti di fenexamid ha selezionato soltanto 4% degli isolati resistenti, di cui circa due terzi Mostrano come fenotipo i D3-, ossia moderatamente resistenti a fenexamid con una mutazione nel codone 336. In conclusione, i nuovi fungicidi SDHI sono risultati efficaci nella gestione della muffa grigia in campo. La resistenza ai fungicidi risulta essere un fenomeno da considerare una strategia di protezione integrata. Botrytis cineria si conferma un patogeno ad alto rischio di resistenza ai fungicidi. Ed è utile, di conseguenza, monitorare in campo le popolazioni, eh, res le popolazioni resistenti del patogeno, in modo da pianificare un'ottima strategia in campo. Ricordando il 2020 come l'anno internazionale per la salute delle piante, io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie a te. Ci sono domande da parte della Commissione? No. Grazie di nuovo. E adesso invito Maria Rosa, la dottoressa Mastro Chirico, che discute una tesi con il relatore professor Galitelli e contro il relatore professoressa Mascia dal titolo ruolo dell'innesto nella risposta di difesa a virus che infettano il pomodoro, ovviamente in patologia vegetale. La ringrazio. A te la parola. Risultati di uno studio recente hanno suggerito come la pianta percepisce sia l'innesto che l'infezione di un virus come degli stress divergenti e distinti. Infatti a seguito dell'infezione di un ceppo ricombinante di PVY è stata notata una riduzione nel numero di geni differenzialmente espressi, soprattutto a seguito dell'innesto, invece appunto di rilevarne un incremento. Il, il nostro obiettivo era quello appunto di eh, osservare se tale riduzione fosse dovuta allhc Ovvero una proteina multifunzionale codificata dal PVY. Per fare questo abbiamo utilizzato dei vettori virali PVX eh, contenenti o l'HC-PRO wild type, quindi in grado di poter sopprimere il silenziamento genico, ovvero un meccanismo di difesa della pianta, oppure contenenti un delta HC-PRO, ovvero l'HC-PRO mutato e quindi inattivo, ovvero incapace di poter sopprimere l'RNA interference. A livello strutturale, eh, il vettore di espressione è così caratterizzato. È presente un 35S, ovvero un promotore universale, che determina degli alti livelli di espressione del gene nella pianta eh, di tutti eh, quei geni ecco sotto il suo controllo, che sono appunto quelli appartenenti al PVX. Mentre nel sito di restrizione incluso tra CLA1 e SMA1, è inserito il nostro gene di interesse HC-PRO. Tali vettori sono stati poi inoculati su due varietà di pomodoro, quale Manduria, una varietà tollerante alle infezioni virali, e AUC82, che invece è un, una varietà suscettibile alle infezioni virali. Abbiamo proposto anche due combinazioni di innesto che prevedevano appunto il Manduria come porta innesto, capace di poter trasferire la sua tolleranza basata sull'RNA interference al Nesto, che ricordiamo essere la varietà suscettibile. E abbiamo anche proposto un autoinnesto della varietà suscettibile UC82, proprio perché la pianta percepisce la ferita come un danno tissutale e quindi determina l'attivazione dei geni coinvolti nei meccanismi di difesa della pianta. La prima fase è stata quella di trasformare delle cellule competenti di Escherichia coli, lasciare quindi ecco, incubare tale cellule e poi selezionare delle colonie per poter approntare una masterplate, utile poi per poter estrarre i nostri plasmidi. Dopodiché, questi plasmidi sono stati sottoposti ad una linearizzazione di un enzima di restrizione SPE1 che determina dei tagli specifici a, a monte del terminatore NOS. L'efficacia della tecnica è stata valutata con un'elettroforesi, nella quale, quindi, ecco, eh, è possibile eh, notare appunto, la presenza della freccia che ne indica l'efficacia della tecnica, anche perché sono assenti dei frammenti al di sotto di queste bande. Ciascun linearizzato è stato poi diluito nel tampone TE e in ragione di 5 microlitri per foglia è stato inoculato su Nicoziana Bentaniana. Che è una specie suscettibile all'infezione di PVX. Dopo circa sette giorni alla comparsa dei sintomi abbiamo confermato la presenza delle particelle virali grazie ad un'osservazione al microscopio elettronico, così da sottoporre tali foglie al protocollo di purificazione. La purificazione ci ha permesso quindi di ottenere questi preparati parzialmente purificati del vettore PVX Wildtype HC Pro a sinistra. E di un PVX HC Pro mutato qui a destra. Portato alla medesima concentrazione entrambi gli preparati sono stati inoculati su UC e su Manduria non innestati e su Nicoziana bentamiana. Ne abbiamo osservato la sintomatologia a 14 a 21 giorni dall'inoculazione ed è possibile quindi osservare a sinistra una pianta contenente il PVX con l'HC Pro wild type. Che presenta una sintomatologia molto grave, infatti è possibile notare una maculatura molto marcata e anche una distorsione dei lembi fogliari delle foglie. Mentre a destra eh, le piante contenenti il PVX-Delta HC Pro eh, presentano una sintomatologia meno grave, infatti è possibile anche vedere una risposta positiva della pianta, ovvero la recovery, che determina ecco, una riduzione graduale dei sintomi, pur essendo presente eh, il nostro vettore. A 21 giorni ecco la situazione grave rimane costante nell'immagine a sinistra mentre notiamo un'interruzione della recovery a destra e ipoteticamente pensiamo che non sia dovuta all'HC pro mutato proprio perché inattivo quanto più pensiamo possa essere dovuta ad un soppressore attivo del PVX quale il P25. Sulle varietà invece del pomodoro quale UC e manduria su piante innestate e non innestate. E a distanza di tempo di 14 e 21 giorni dall'inoculazione non è stato possibile osservare una sintomatologia molto definita. A seguito, abbiamo estratto quindi il nostro RNA a 14 e 21 giorni. Abbiamo sintetizzato una sonda marcata con digossigenina, che è specifica con il nostro HC Pro, utile per poter allestire il dot blot, che ci ha permesso poi di quantificare l'accumulo di RNA virale nelle nostre piante. Che è possibile eh, osservare appunto in questo grafico. Notiamo sicuramente un maggiore accumulo di RNA sulla varietà suscettibile UC82, sia a 14 che a 21 giorni, e sia contenente nei nostri plasmidi eh, con HC pro mutato che con il wild type. Mentre è possibile osservare, soprattutto ecco, grazie alla tolleranza del Manduria, una riduzione dell'RNA virale. L'interruzione ecco, della nostra attività dovuta all'emergenza Covid non ci ha permesso di poter concludere ecco, i nostri risultati che prevedevano delle PCR quantitative su 14 geni che erano coinvolti nel meccanismo di difesa, di cui precisamente eh, quelli cerchiati in rosso sono coinvolti nel silenziamento genico, mentre quelli cerchiati in verde sono più che altro ecco, coinvolti nel meccanismo di difesa della pianta oppure nelle attività fotosintetiche. Il nostro obiettivo era infatti quello di osservare se ci fossero delle variazioni dovute all'HC Pro su piante quindi di UC e manduria innestate e non innestate, confrontandole appunto su questi 14 geni che prevedevano invece un'infezione con il ceppo ricombinante PVY. Quindi in conclusione, eh, ripeto, le nostre PCR ci avrebbero consentito di valutare l'effetto dell'HC Pro su tali 14 geni, Sarebbe appunto ecco, stata attesa una sottespressione di tali geni in risposta all'infezione del vettore hc pro type, ma meno invece per l'HC-PRO mutato perché appunto inattivo. I risultati del dot-blot confermano come il pomodoro manduria e l'innesto contribuiscono nel generare la tolleranza alle infezioni virali e che come appunto questa tolleranza possa essere un mezzo utilizzato dalle piante per poter mitigare gli effetti dell'infezione dal virus, indipendentemente dalla carica virale e quindi sarebbe sicuramente più economico per la pianta in termini di risorse rispetto ad una resistenza eh, nell'attivazione appunto di geni. Inoltre l'innesto in orticoltura è sicuramente una strategia sostenibile e a basso impatto ambientale non solo per il controllo di patogeni del suolo, quanto anche per le infezioni virali. Con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie per l'esposizione. Ci sono domande? Ok, grazie infinite, ci rivediamo fra un momento. Aspettate che siano forza. gomiti e non calci. A me per forza. Sennò... Allora, allora, vediamo l'ordine perché qui l'ordine me lo sono dimenticato. Allora, eh, eh sì, ma qua stanno, in, stanno scombinati. Allora, Domenico Netti. La Commissione ha valutato il suo esame di laurea con la votazione di 110 su 110 e lode e quindi per i poteri conferitemi dalla legge la dichiaro dottore magistrale in medicina delle piante classe 69. A te il diploma di laurea. Giuseppe Mazzilli la commissione ha valutato il suo esame di laurea con la votazione di 110 e 110 e lode per i poteri conferitemi dalla legge la proclamo dottore magistrale in medicina delle piante. 69. Però il diploma non te lo do. Quindi il diploma a te niente, ma no, no, non per cattiveria, spiego a tutti quanti. C'è stato semplicemente un errore di stampa e quindi tu sarai contattato o contatterai la segreteria e si provvederà non appena disponibile a fartelo recapitare o che tu lo veni a ritirare. È stato un disguido, ci scusiamo assolutamente per questo. ehi

E poi Mazzilli sicuramente una menzione speciale. Ok, mi scuso per aver dimenticato. Giuseppe Saponaro, la Commissione ha valutato il tuo esame di laurea con la votazione di 110 su 110 lode, pertanto per i poteri conferiti dalla legge ti dichiaro, ti proclamiamo dottore, in, dottore magistrale in medicina delle piante, la classe e 69. Anche nel tuo caso con le stesse motivazioni precedentemente indicate per i tuoi colleghi, il plauso è eh, da parte della commissione intera e come dicevo prima al turno precedente anche da parte di tutti i docenti della medicina delle piante. Applausi. Maria Rosaria Mastro Chirico, aspetta, aspetta fini, fagli finire il giro. Scomita. Eh, che deve sgomitare. Vieni, vieni, vieni. Allora, la Commissione ha valutato la tuo, il tuo esame di laurea con la votazione di 110 e 110 è l'ONE e per i poteri conferitemi dalla legge ti proclamiamo eh, dottore magistrale in medicina delle piante sempre dalla classe 69. Vale anche per te quanto ho detto con gli altri. Siete monotoni però, eh? E in questo caso hai il diploma. Quindi la mozione e il plauso è per tutti. Va bene, quindi se mi potete ora accomodare per lasciare spazio agli ultimi tre che con ansia aspettano questo momento. Vediamo, Speriamo. ciao. Buon oh, festeggiamento, Ci sentiamo, cioè, no. grazie. Buon festeggiamento, mi raccomando, giovanotto. Possiamo iniziare? Allora riprendiamo. A moglie, dottoressa Serafina Serena, tesi in patologia vegetale. Relatore, professore Franco Nigro. controrelatrice professoressa Stefania Pollastro. Tesi che riguarda un candidato Fitoplasma, ecco, quindi ci dici tu un po' il titolo qual è. A te la parola. Buon pomeriggio, ringrazio il Presidente della Commissione per avermi ceduto la parola. Quest'oggi seguirò una dissertazione dal titolo... First report of Candidatus Phytoplasma fenicium on almond in Apulia: identification and molecular characterization of the pathogen. I fitoplasmi colpiscono centinaia di specie vegetali in diverse aree del mondo, interferendo con il loro normale sviluppo riducendone il loro valore commerciale. Il termine di derivazione greca indica il fatto che si sono dei parassiti obbligati, eh, privi di parete cellulare rigida, circondati esclusivamente da uh, membrana cellulare, per questo possono assumere diverse forme, globulare, allungata, possiedono un genoma estremamente ridotto e un basso contenuto di guanina e citosina rispetto al totale uh, delle basi. Le cellule fitoplasmatiche contengono un cromosoma circolare a uh, doppio filamento di DNA e uh, questi patogeni sopravvivono e si moltiplicano attivamente negli ambienti sotonici che sono forniti dall'emolinfa degli insetti vettori e dai vasi fluematici. Grazie all'avvento delle tecniche molecolari negli anni 90 è stato possibile analizzare e studiare la regione del 16S, una regione altamente conservata su cui si basa la moderna tassonomia. E nel 92 è stato proposto di adottare il termine fitoplasma per eh, indicare tutti quei patogeni procarioti privi di parete che fino a quel momento erano conosciuti con il termine mycoplasma like organism, chiamati così perché per via della loro similarità con i micoplasmi dannosi per l'uomo e per gli animali. Successivamente, nel 2004, è stato proposto di, ad, di adottare il termine candidatus fitoplasma, il, genere, il nuovo genere, candidatus fitoplasma, per raccogliere tutti questi procarioti non elicoidali privi di parete. Le analisi molecolari hanno fornito evidenza che um, le, il gruppo dei fitoplasmi costituisce un, um, un raggruppamento monofiletico all'interno della classe dei Mollicutes. Per convenzione un ceppo viene definito come una nuova specie di candidatus phytoplasma se la sua sequenza genica del 16S dell'RNA ribosomiale condivide una percentuale inferiore al 97,5% di similarità con le sequenze dei 16S delle altre specie precedentemente descritte. Alla fine degli anni 90, i primi sintomi di una malattia sconosciuta sono comparsi in mandorleti commerciali in Libano. Dieci anni dopo, sono stati distrutti circa 100.000 alberi di mandorlo, e il sintomo maggiormente osservato era la formazione del cosiddetto witch broom, cioè dello scopazio. Per identificare questa malattia è stata scelta come tecnica molecolare la nested PCR utilizzando la coppia di primer P1-P7 o in alternativa R16-MF2-R16-MR1 seguita dalla coppia di primer R16-F2N-R16-R2. Inoltre si è analizzato il profilo di restrizione dell'almond witch broom fitoplasma e questo è risultato molto simile a quello eh, dei membri, di alcuni membri del PGMP witches broom group. O gruppo 9 del 16 s Qualche anno dopo è stata effettuata una PCR specifica diretta utilizzando la coppia di primer ALM F1 ALM R1 e la sequenza ottenuta oggi viene utilizzata come sequenza di riferimento per la nuova specie di fitoplasma che si trova all'interno del gruppo 9 per l'appunto e che viene denominata Candidatus Fitoplasma Phenicium. Questo patogeno è uh, un patogeno da quarantena, nel 2007 è stato inserito nella lista 1 della EPPO per il rischio che rappresenta per la produzione mandorlicola e non solo dei paesi del Medio Oriente ma anche per quelli del bacino del Mediterraneo. Inoltre è stata confermata la trasmissione mediante gli insetti Asimetrasca o Empuasca decedens e le due specie di, appartenenti al genere Tachycyxius, uh, Viperinus e uh, Pilosus. Negli impianti commerciali siti in agro di Grottaglie eh, in provincia di Taranto e Francavilla Fontana in provincia di Brindisi sono stati osservati mh, sì, mh, sintomi molto simili a quelli osservati in Libano ed in particolar modo è stato osservato giallume fogliare, eh, tipico delle malattie eh, causate da fitoplasma, dovuto all'inibizione della biosintesi di clorofilla e carotenoidi, la formazione degli scopazzi e quindi mh, che risultano in un affastellamento dei rami la proliferazione di gemme ascellari dal tronco, un arresto generalizzato della crescita e infine la morte dell'albero. Eh, sono stati prelevati campioni fogliari eh, omogenizzati grazie all'OMEX da cui è stato estratto DNA e eh, quest'ultimo è stato valutato nella sua assenza di interferenti e contaminanti mediante eh, misurazione della lunghezza d'onda a 260 nanometri e tutti i nostri campioni sono risultati rientranti all'interno del range ottimale compreso tra 1,8 e 2. Il eh, DNA è stato sottoposto ad amplificazione del gene 16S con le coppie di prime precedentemente viste, e sia in caso di campioni eh, prelevati da alberi sintomatici, asintomatici e con sintomi non canonici, si è ottenuto un frammento di altezza circa mh, di 1,20 kb. Il eh, DNA è stato sottoposto anche a, ad analisi eh, del profilo di restrizione mediante, mediante restrizioni enzimatiche utilizzando delle endonucleasi e ehm, sia l'analisi in gel sia l'analisi in silico ehm, sulle sequenze ottenute che vedremo successivamente. Utilizzando il software Hi-Fi Classifier, ha fornito evidenza che il profilo di restrizione dei nostri campioni è molto simile a quello del nostro controllo positivo. Alcuni campioni, inoltre, per una, uh, identificazione, una differenziazione più fine, sono stati sottoposti anche ad amplificazione del gene Groel e si è ottenuto uh, una banda all'altezza di, di 1,28 kB. La prova più importante, però, è stata la riproduzione dei sintomi eh, alla, in vivo grazie alla tecnica dell'innesto. Gli sintomi sono stati monitorati così come apparivano, e dopo 90 giorni sono stati prelevati campioni fogliari dai quali è stato estratto DNA e ehm, sottoposti ad amplificazione del gene 16S. e Come si può notare, tutti gli innesti sono risultati positivi, anche se con una banda estremamente lieve probabilmente perché l'infezione era ancora ad uno stadio precoce i frammenti pcr sono stati clonati eh, nel pgmt easy vector eh, sono state trasformate le cellule competenti di escherichia coli incubate overnight e sono state selezionate le colonie bianche e inoculate singolarmente nel substrato luria bertani Uh, addizionato con dell'ampicillina e poi il DNA plasmetico è stato estratto utilizzando il kit per la mini prep. Il tutto è stato inviato presso l'agenzia di sequenziamento la quale ci ha fornito come output la sequenza con il rispettivo elettroferogramma. La sequenza grazie all'allineamento utilizzando il software bioedit e uh, con l'analisi uh, del blast è stata uh, comparata con le sequenze già presenti in banca dati e uh, il il risultato insomma è che si è ottenuta una uh, coverage quasi del 100%, un'identità compresa tra il 99.61% e il 100% con la specie candidatus fitoplasma fenicium e alcune sequenze da noi ottenute sia del gene 16S sia del gene GRUEL sono state depositate in banca dati. Sicuramente da questo lavoro di tesi è emerso che occorrono delle procedure diagnostiche che siano più veloci, più economiche e più robuste e soprattutto trattandosi di un patogeno da quarantena, il movimento, le transazioni commerciali delle specie che sono affette da questo, um, da questo patogeno come in generale da altre fitoplasmosi devono essere controllate da norme di quarantena e magari pensare a livello nazionale anche ad un piano nazionale così come è stato fatto nel 2011 in Libano. Oggi il controllo della malattia si basa sul monitoraggio del vetto dei vettori sull'utilizzo uh, di materiali di propagazione sano, sulla, dove è possibile l'utilizzo di varietà che siano tolleranti o resistenti, però nuove prospettive di ricerca uh, sono affidate insomma, alla diffusione e alla standardizzazione di uh, protocolli uh, per la coltivazione in vitro dei fitoplasmi che permetterebbero io, delle um, ulteriori ricerche sull'interazione ospite-patogeno e uh, sui um, geni che sono coinvolti nei meccanismi di infezione. Uh, trattandosi appunto nell'ottica dell'anno internazionale per la sanità delle piante, uh, è importante mettere a punto delle strategie preventive ma anche di trattamento che mirino a uh, ridurre quello che è l'impatto socio-economico che queste malattie hanno sui uh, produttori. Grazie. Grazie per la tua presentazione. Ci sono domande? La commissione non ha domande. No. Grazie per la tua esposizione di nuovo. Adesso è il turno di Giuseppe Boscia, il dottor Boscia, che eh, discute una tesi in patologia vegetale con il relatore il professor Franco Nigro, contro il relatore la professoressa Pollastro. Tesi dal titolo: Indagini sulla presenza di candidatus fitoplasma fenicium, agente di scopazzi sul mandolo in infestante. A te la parola. Okay. Allora, buonasera a tutti. Um... Modalità presentazione. Dov'è che sta? Sì, 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 sto arrivando con la. Con... Buonasera a tutti. Dunque, il mio lavoro di tesi ha riguardato le indagini sulla presenza dell'agente degli scopazzi sul mandorlo in piante infestanti. Sempre più spesso negli ultimi anni si sente parlare di nuove malattie delle piante, cioè favorito dalla globalizzazione degli scambi commerciali e dalla mancanza di un adeguato sistema di controllo alle frontiere. Una delle ultime segnalazioni ha riguardato difatti proprio un fitoplasma da quarantena chiamato Candidatus fitoplasma fenicium, che eh, è stato segnalato per la prima volta negli anni 90 in Medio Oriente precisamente in Libano e in Iran, e che dove ancora oggi sta causando danni ingenti alla mandoricoltura soprattutto, ma anche alla peschicoltura, e più recentemente eh, è stato segnalato anche in Italia, precisamente a Lavello in provincia di Potenza, a Francavilla Fontana, provincia di Brindisi, e a Grottaglio, provincia di Taranto. Ma cosa sono i fitoplasmi? Si tratta di dei microrganismi unicellulari appartenenti al regno dei bacteria che probabilmente derivano da un'evoluzione regressiva dei batteri grampositivi positivi Bacillus o Clostridium, che eh, hanno perso la parete rigida cellulare. Si tratta di eh, patogeni obbligati che vivono esclusivamente nel fluema e, eh, siccome data l'impossibilità eh, al giorno d'oggi di poterli coltivare su substrati artificiali Vengono classificati come Candidatus. I sintomi che danno sono dovuti al disturbo, al disturbo che arregano al normale equilibrio ormonale oppure ai regolatori di crescita della pianta. Uh, nello specifico, Candidatus fitoplasma fenicium appartiene al gruppo ribosomiale 16-SR9 e uh, ne sono conosciuti quattro sottogruppi. Tra le specie ospiti ritroviamo uh, varie specie di drupace, come per esempio sia coltivate che spontanee. Tra quelle coltivate ritroviamo per esempio il mandorlo, il pesco, il nettarino, l'albicocco, uh, uh, poi alcuni portinnesti. Mentre tra quelli spontanei per esempio troviamo alcuni mandorli selvatici. Inoltre è in grado di infettare anche delle piante uh, infestanti come per esempio l'arbustiva strisciante Smilax aspera, conosciuta come salsa pariglia e uh, le margherite del genere Antemis, che sono appunto delle, delle piante erbacee. Uh, a seconda del sottogruppo, inoltre, può variare anche la gamma di ospiti. La diffusione naturale avviene tramite insetti vettori fluemomizi. Uh, tra, tra i vettori confermati uh, ci sono un cicadelide e due cicxidi. Uh, la trasmissione è di tipo persistente, circolativo, propagativo. Uh, ecco come si presentano i sintomi su un mandorlo. Queste sono alcune, alcune foto scattate in Libano, possiamo vedere appunto tutta questa proliferazione di germogli che sono cresciuti a scopazzo, quindi si dice a Witch's broom, che uh, poi però in seguito al disseccamento pure di, di, quest, tutta, di tutta questa vegetazione l'albero presenta un declino generale e uh, in, pochi a, in poco tempo verrà condotto a morte. Queste invece sono alcune foto scattate a Francavilla eh, e a Grottaglie. Possiamo vedere nella foto in alto eh, un confronto tra un rametto di un mandorlo sano e invece due di eh, mandorli infetti sintomatici. Possiamo notare come siano presenti questi germogli a rosetta eh, che, eh, con foglie piccole e che, con clorosi oppure possiamo vedere nella foto in basso a sinistra le, il confronto tra una pianta malata e una sana, possiamo vedere la, lo sviluppo stentato che ha avuto la pianta malata, eppure la diversa colorazione. Poi in generale quindi, possiamo vedere tutto questo declino generale della pianta, quindi cloro, giallumi, clorosi, e, uh, questi invece sono sempre mandorli in una fase avanzata della malattia, uh, prima appunto di giungere definitivamente a morte. Questi invece sono gli ospiti alternativi detti sopra, quindi la salsa pariglia a sinistra mentre le margherite del genere Antemis a destra. Allora, obiettivi della tesi. Dunque, con questa tesi si è voluto dare un piccolo contributo alla ricerca di eventuali ospiti alternativi presenti in Puglia. E sono state ricercate soprattutto delle piante erbacee che, fungendo da serbatoio di inoculo, Possono svolgere un ruolo importante nella diffusione naturale del patogeno verso le specie coltivate. Tutte queste sono conoscenze indispensabili per la, la stesura di un funzionale piano di controllo, o meglio ancora di eradicazione. Dunque, campionamenti: sono stati effettuati tre campionamenti, tutti nel focolaio di grottaglie. Nei primi due campionamenti sono state uh, raccolte solamente piante sintomatiche, uh, mentre nel campionamento di ottobre, che era prettamente mirato, per, uh, pr prettamente mirato per ricercare uh, ospiti erbaci alternativi, sono state raccolte 18 specie di infestanti. E eh, siccome il campo era stato pure arato da poco, sono stati raccolti soprattutto lungo questa stradina eh, sotto quei due meno cercati in rosso, oppure nei dintorni proprio di quel trariccio eh, cercato in celeste, oppure alla base di quei mandorli che erano già stati analizzati e che eh, erano risultati positivi appunto al fenicium. <coughs> È molto interessante notare i sintomi su Fava, infatti ehm, qua possiamo vedere tutta questa esagerata proliferazione di fiori, ehm, i racemi in formazione sono molto affasserlati e compatti, e, ehm, l'apice vegetativo è appunto deforme e particolarmente rigonfio proprio per, tutta questa, per, proprio per tutti questi fiori che ehm, si stanno formando. Inoltre, scendendo lungo lo stelo, si può vedere come uh, tutta questa feritura non giova nemmeno uh, all'agricoltore perché uh, i fiori sono sterili. Infatti, uh, dopo un, cioè, scendendo si vede come necrotizzino, uh, senza lasciare appunto spazio al baccello. Su Soncus, invece, si notava oltre che della clorosi anche il disseccamento dei germogli secondari, uh, lo stelo era contorto e, um, e deforme mentre uh, i fiori erano più compatti rispetto a quelli delle, delle piante sane. Su Cicorium intibus invece uh, vi era uno spiccato giallume e anche le foglie erano più piccole del normale, mentre su Amaranthus retroflexus si notava come uh, la normale screziatura a ferro di cavallo era molto più, era molto più crorotica ed era più contrastata uh, rispetto a quelle de, degli Amaranthus uh, norma, uh, sani. Invece nella foto in basso a destra possiamo vedere la Cardaria draba che è una, era una pianta che era sintomatica però ha dato in seguito a PCR l'elettroforesi ha dato un amplicone della stessa lunghezza di quello dato dal positivo, cioè di 1,2 kB. Allora, in laboratorio. Allora è stata effettuata quindi l'estrazione degli acidi nucleici totali, dopodiché dopo averne constatato una buona concentrazione e uh, una buona purezza uh, si è andata avanti con la NEST PCR che era appunto uh, composta da due PCR delle quali la prima con la coppia di primer R16, MF2, R16, MR1 che davano i positivi un amplicone di 1,4 kB, mentre la seconda con la coppia di primer R16F2N, R16R2, che dava un amplicone di 1,2 kB. Dopodiché è stata effettuata l'elettroforesi su gel di agarosio all'1,2% e questa appunto è la lettura uh, dei gel. Possiamo vedere quindi che uh, sia Viciafaba che, che Soncus orelacius dei Marzo, che anche il Soncus è... Uh, l'Amaranthus di luglio presentavano la banda alla stessa altezza di quella del positivo. Uh, il controllo positivo uh, veniva appunto dal um, da DNA, da DNA estratto da Dimandoli Infetti in Libano. Il controllo negativo è risultato pulito. Uh, invece per quanto riguarda i campioni di ottobre solamente il 17 e il 22, cioè Cicorium Intibus e Cardaria Draba, hanno dato la banda di 1,2 kB. Allora, dopodiché l'amplicone è stato uh, inserito all'interno del vettore plasmidico PGNT e uh, è stato, sono, sono stati cronati gli ampliconi, quindi in escherica coli uh, ceppo jm 109 Uh, il DNA riestratto è stato quindi sequenziato dalla ditta Macrogen Europe e uh, la sequenza nucleotidica ottenuta è stata confrontata con quella del ceppo di riferimento in banca dati utilizzando il programma Nucleotide Blast della NCBI. Uh, dai risultati si evince come il fitoplasma presente in Soncus era effettivamente il fenicium, mentre quello presente in Amaranthus, che presentava solamente l'80% di affinità, uh, apparteneva ad un'altra specie. Un'ulteriore analisi RFLP in silico ha uh, 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 pure, um, uh, pure rivelato che il fitoplasma effettivamente presente in Soncus era proprio uh, il candidato fitoplasma fenicium. Infatti, tra i due profili di restrizione uh, vi è, di, non, vi non vi è alcuna differenza, quindi il coefficiente di similarità è stato uguale a 1. Uh, per concludere. Uh, quindi le nuove specie trovate che possono fungere da uh, serbatoio di inoculo uh, sono appunto vicia soncus soleracius, cicorium mintibus e Cardaria draba. Tutte queste sono conoscenze che uh, potrebbero essere utili quindi in un piano che, uh, di eradicazione e di controllo uh, appunto per contrastare questo patogeno che già in Libano uh, ha causato la morte di Uh, di più di 150.000 150 uh, mandoli in meno di 20 anni quindi lo spirito di questa tesi uh, si allinea perfettamente con quello promosso dal, dall'iniziativa dell'anno internazionale della salute delle piante appunto uh, della FAO grazie dottor Boscia chiedo alla commissione se ci sono domande No, io una molto semplice, molto rapida, ma su tutte queste specie hai notato la presenza di potenziali vettori? Uh, no, non sono stati ricercati vettori, cioè andando in campagna abbiamo visto se, se per caso ci fosse qualcosa, ma proprio di cicadelli, di eh, cicidi non, okay. non sono stati notati. Va bene, molte grazie per la tua esposizione. l'ultimo candidato, sì. è laureando, è il dottor De Giosa Marcello, che ha una tesi di laurea in Aperologia la agraria con il relatore, il professor De Lillo, contro il relatore, la professoressa Mascia. E eh, il titolo della tesi è: Dillo tu, Marcello. Okay. Uh, da qui. zoom, No, mostra. Okay, tecnologia. Okay. Il mio titolo è Survey of Flat Night in Apulia. Noi abbiamo avviato un primo censimento in Puglia. In particolar modo ho iniziato il lavoro di tesi in Italia e in seguito, grazie al, diciamo, al sostegno economico del progetto Global Tesis ho potuto completare l'attività di tesi sperimentale negli Stati Uniti d'America. In particolar modo nel laboratorio della USDA, cioè United States Department of Agriculture, e eh, ringrazio già il dottor Ronaldo Chua. In particolar modo ci siamo fermati su una famiglia di acari ovviamente fitofagi, i tenipalpide. I tenipalpide sono degli acari diffusi a livello globale, includono circa 40 generi è ovviamente 1100 specie, un numero ogni anno crescente, e sono questi degli acari che si trovano su culture di interesse agrario, di interesse forestale, di interesse ornamentale, ma in realtà anche su specie vegetali spontanee e sulle crassulace, cioè sulle piante grasse. Questi acari sono specie specifiche, ossia determinate specie di acari su determinate specie vegetali, sono oligofaghe, cioè specie di acari su diverse specie vegetali appartenenti ad un'unica famiglia vegetale ovviamente e delle specie polifaghe, ossia diverse specie di acari presenti su diverse specie di vegetali appartenenti a differenti famiglie. In particolar modo la rivelanza in agricoltura è diventata importante negli ultimi decenni a seguito all'associazione accertata con alcuni virus appunto di interesse agrario. Purtroppo però eh, dati, ci sono dei gap conoscitivi per quanto concerne la biologia, per quanto concerne l'ecologia, soprattutto anche un numero di ricercatori ristretti che studia questo taxon. In particolar modo in Italia. In Italia non si è avuto lo stesso avanzamento conoscitivo verificatosi negli ultimi 30 anni a livello di comunità mondiale scientifica, per quanto concerne appunto la sistematica e la biologia di questo taxon. L'ultimo aggiornamento di questa famiglia risale al 1995 e vedete, poi vi mostrerò delle foto, che sono già state segnalate delle probabili specie, di cui tre sono certe, ossia il brevipalpus californicus lobovatus, che trasmettono virus e anche il senopalpus westeni ha causato qualche problema in Italia, però vi mostrerò subito dopo il tutto. Quindi gli obiettivi della mia tesi sono stati avviare un primo censimento in Puglia, ovviamente per aggiornare la checklist italiana, ma ovviamente anche con l'obiettivo di aggiornare quelle che sono le probabili nuove specie ospiti e le presenze di eventuali nuove specie di acari. Il materiale che è stato campionato durante l'anno 2019-2020 in diversi areali della Puglia in realtà è stato anche integrato da materiale depositato presso la collezione DISPA, materiale depositato presso la collezione USDA in Washington, e del materiale proveniente dal sistema di intercettazione americano. Quindi, il materiale campionato in Puglia nel 2019-2020, finché non veniva analizzato, era posto a temperature relativamente basse e veniva analizzato con quello strumento che voi potete osservare. In alto a destra, ossia lo stereomicroscopio, e potete vedere una discreta presenza di individui a livello di nodi, a livello di tricomi, non è casuale la presenza soprattutto di acari a livello di tricomi sulla pagina inferiore, e a livello di scanalature presenti sul ritidoma. C'è un primo metodo identificativo, un primo metodo identificativo consisteva nel prelevare questi acari, nel montarli su vetrini, quindi si ha il vetrino, si poneva al centro del vetrino una soluzione ad elevata viscosità, io personalmente ho utilizzato l'Oyer ma ce ne sono differenti, e poi il coprioggetto. Ora, un aspetto negativo ovviamente dei vetrini è che quando voi andate a montare un acaro, e ponete il coprioggetto oggetto, si va a creare una leggera pressione, quindi si vanno a modificare le strutture stesse degli acari e questo diciamo che non è un aspetto importante. Comunque eh, vengono posti a 50-60 ⁇ per 5 giorni, una settimana, questo dipende ovviamente dalla consistenza dell'acaro, affinché si realizzi la chiarificazione, ossia le strutture dell'acaro ovviamente devono diventare trasparenti per l'analisi. Questi in, a sinistra, nella foto a sinistra, potete osservare i vetrini che ho eh, realizzato, in basso a destra i vetrini della USDA. Ora, a destra vedete ovviamente un microscopio con diversi ingrandimenti e si può osservare un braccio, vediamo se riesco a sì, si può osservare questo braccio. Questo braccio tende a proiettare l'immagine ovviamente che stiamo osservando su una superficie. Da qui ho ricavato dei disegni, in realtà questi dovrebbero essere ripassati mediante un programma, ma per mancanza di tempo non ho potuto farlo, sarà fatto per la pubblicazione. E i disegni vengono utilizzati per porli a confronto con le descrizioni originali, ossia, si vanno a ritrovare le descrizioni, la biografia del primo dell'autore che ha descritto per la prima volta quella specie e vengono posti a confronto, come potete osservare nell'immagine di destra. Un secondo metodo consiste sempre nel prelievo di acari da materiale vegetale che vi ho mostrato in precedenza, e vengono posti in una soluzione alcolica al 70%. Grazie a questo metodo è possibile osservare, è possibile utilizzare questi acari per lo stereomicroscopio elettronico a scansione a bassa temperatura che ho utilizzato nel laboratorio della USDA e ringrazio il dottor Gary Baushan. In realtà in Dipartimento, in Dispa, abbiamo utilizzato anche, ringrazio il signor Trotti, il, lo stereomicroscopio elettronico a scansione convenzionale. Dopo vi mostrerò le foto. Quindi, per quanto concerne i risultati su mille vetrini che sono stati analizzati e ovviamente altrettanti acari che sono stati analizzati mediante l'LTSM, abbiamo aggiornato la checklist. In giallo sono riportati i new records, cioè quelle specie già note a livello mondiale, a livello globale, ma non precedentemente descritte in Italia. In verde le specie confermate che però sono state redescritte come il Cenopalpus pulcher perché? perché fanno parte di un complex species, cioè un complesso di specie molto simili tra di loro che sono state raggruppate perché non c'erano dei caratteri identificativi e in celeste sono state riportate le nuove specie, ossia abbiamo descritto delle nuove specie. Questo sia per quanto concerne il genere Cenopalpus, sia per quanto concerne il genere Brevipalpus. Quindi, oltre, grazie alle moderne tecnologie che abbiamo potuto utilizzare, separare delle specie appartenenti a dei gruppi, abbiamo in realtà anche riscontrato la presenza di acari che trasmettono virus, quali il Fenicis, l'Oliotersi e l'Obovatus, per ogni specie che è stato analizzato il vetrino e stato analizzato il materiale in alcol sono stati realizzati dei disegni che vi ho mostrato prima. Però vi ho mostrato solo dei disegni che raffigurano la parte dorsale. In realtà vengono presi in considerazione anche altri caratteri identificativi che per mancanza di tempo qui non posso riportare. Quindi, mediante il microscopio potete osservare a sinistra un phase contrast ossia una fase di contrasto. A destra invece abbiamo un microscopio a contrasto di interferenza differenziale e si veda come e lo stesso individuo vengono messe in evidenza diverse strutture. A destra, ovviamente il tegumento, a sinistra è molto chiaro la presenza delle setole. Questa è una femmina. In realtà, per l'identificazione, per quanto riguarda il genere Cenopalpus, sono molto utili gli stadi giovanili. A destra vedete una larva, la larva si distingue perché ha tre paia di zampe. In alto a sinistra, una deutoninfa. In basso, invece, a sinistra, un maschio che non ritorna utile per l'identificazione. Queste sono le foto alle lettissem. Siamo, io sono orgoglioso perché sono le prime foto a livello mondiale del genere Cenopalpus che abbiamo. Cenopalpus pricciardi a sinistra, in alto a destra il Cenopalpus bakery e in basso a destra il Cenopalpus officinalis che si trova su Rosmarino officinalis. Ecco, questo è quello che vi stavo spiegando precedentemente. A sinistra un Cenopalpus bakery, a destra un Cenopalpus pulcher. Sono molto simili, fanno parte del gruppo Pulker, però. Grazie alla tecnologia, ripeto che abbiamo utilizzato, è stato possibile distinguerli e questo ovviamente sarà oggetto di, eh, di lavoro di pubblicazione. Questo col signor Trotti è il Brevi palpus, si noti la differenza, ovviamente nella morfologia. Questa è la nuova specie che abbiamo trovato su Laurus nobilis, cioè sull'alloro. Ed in particolar modo per la discussione. Xenopalpus Westeni che è stato confermato in realtà nel 1963 in Umbria sul genere Pinus, quindi su specie vegetali di interesse forestali, ha causato dei danni. Tanto è vero che lo stesso Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha dovuto emanare un decreto di lotta obbligatoria. Brevi palpus iotersi. Il Brevi palpus trasmette in centro-Sudamerica la leprosi sugli agrumi. E lo stesso vale per il Brevi palpus fenicis, che è imputato di trasmettere circa 17 virus, tra cui quello della leprosi degli agrumi. E il mio lavoro in realtà non si è fermato soltanto per completare l'attività di tesi sperimentale. In alto a sinistra abbiamo realizzato un video in maniera ovviamente molto dettagliata di tutta la sperimentazione ed è stato riportato dalla società di acarologia latinoamericana, in realtà oggi ho scoperto anche dalla società di acarologia americana che ringrazio. In basso a sinistra il lavoro che è appunto oggetto di pubblicazione, questo è un primo lavoro, in realtà poi abbiamo anche il lavoro sul brevi palpus e a destra invece è stato realizzato questo poster durante il convegno, durante il lockdown quando mi trovo negli Stati Uniti. Per il convegno della società di entomologia americana. I ringraziamenti in realtà qui ho delle foto con i colleghi, in realtà con degli amici della USDA che ricordo con affetto soprattutto per quello che sta succedendo anche in Brasile perché ho dei, degli amici brasiliani e in realtà questa slide mi serve anche per ringraziare il Dipartimento, prima cosa è il corso di medicina delle piante e in secondo il quarto piano di entomologia che per chi mi conosce sa che io definisco la mia seconda casa. Grazie a tutti. Grazie dottor Veggiosa. Domande? Ci vediamo tra poco. Siamo tutti con la commissione? Allora, piano, piano piano. A moia, serafina serena. La commissione ha valutato il suo esame di laurea con la votazione di 110 su 110 e lode. Per i poteri conferitemi dalla legge la proclamo dottore in magistrale in medicina della pianta, classe 69. Complimenti vivissimi a te la pergamena e soprattutto, data la brillantezza nel percorso degli studi e i risultati conseguiti, menzione e applauso da parte della Commissione. Non vi slogate. Non vi slogate, che voi vi fate male. Eh, coraggio no, da me. Giuseppe Boscia, la Commissione ha valutato il suo esame di laurea, laurea con la, con, la, con la votazione, di 110 su 110 e in base ai poteri conferitimi dalla legge la proclamo dottore magistrale in medicina delle piante classe 69. Ai suoi auguri e, e a lei complimenti è riuscito anche lei come i suoi colleghi a giungere in tempi brevi e nel completamento. Dovevo fare così o dovevo fare così? Marcello De Giosa. Allora, Marcello. La, la Commissione ha valutato l'esame di laurea e con la votazione di 110 su 110 e lode e per i poteri conferitemi dalla legge la proclamo dottore magistrale in medicina delle piante, e, anche, classe 69 e anche nel tuo caso una menzione e un plauso da parte della Commissione per il brillante conseguimento di questo risultato. In, come, come, come valutazione e come durata del percorso di studi, come carriera. Io ringrazio tutti per la pazienza che avete avuto e ringrazio anche tutto il personale che ci ha sostenuto in questa avventura almeno oggi. Grazie a tutti. Buonasera e ad maiora.